Bene, ritrovati in studio per questa seconda parte di Free News che apriamo ancora con la cronaca. Continuano le indagini da parte delle forze dell'ordine per fare luce su una rapina effettuata sabato ai danni dell'ufficio postale di Pozzallo. Circa 30.000 euro il bottino che i malviventi sono riusciti a portare via. Saranno le immagini delle telecamere a circuito chiuso a fare luce sulla rapina effettuata sabato ai danni dell'ufficio postale di Via Torino a Pozzallo. Due le persone ricercate che intorno alle 12.30 hanno fatto irruzione nell'istituto, che era già chiuso al pubblico, e che hanno atteso che il direttore della filiale caricasse le cassette del bancomat di denaro contante prima di intervenire. La peggio è toccata proprio al direttore dell'istituto perché, dopo un primo diniego a consegnare soldi, è nata una colluttazione con i rapinatori. Lesioni al braccio e al collo di lieve entità, guaribili in pochi giorni, la prognosi per lui. Nel frattempo i due ladri sono riusciti a prendere il bottino e a scappare dall'ufficio postale facendo perdere le proprie tracce. È di circa 31.000 euro l'ammontare dei soldi recuperati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i primi rilievi e per raccogliere le testimonianze. Adesso si cercherà di carpire qualche informazione in più dalle immagini delle telecamere per poter risalire all'identità dei due malviventi. Maxi risarcimento richiesto per la morte di Lorenzo Lamonica alla prima udienza del procedimento civile davanti ai giudici del Tribunale di Modica. 1 milione di euro è l'ammontare del maxi risarcimento richiesto dalla famiglia di Lorenzo Lamonica, morto 20 anni fa per botulismo non diagnosticato. È partito il procedimento civile a distanza di 3 anni da quello penale davanti ai giudici del Tribunale di Modica. La famiglia del giovane, che all'epoca dei fatti aveva solo 23 anni, tramite i suoi legali, ha presentato la richiesta di questo maxi risarcimento. I medici coinvolti, lo ricordiamo, sono Vincenzo Manenti, Guglielmo Carbone e Margherita Occhipinti, tutti della divisione di medicina dell'ospedale Maggiore. Lamonica morì il 10 settembre del 1994 dopo pochi giorni di ricovero per avere mangiato un panino imbottito con funghi sott'olio infettati dal botulino. Nel 2008 la Corte d'Appello di Catania riconobbe le responsabilità dei 3 medici che ebbero in cura il giovane e che, con la concessione delle attenuanti generiche, ottennero la prescrizione della pena. In appello fu confermata poi la condanna nei confronti del titolare dell'azienda produttrice dei funghi incriminati e della detta alle vendite del supermercato di Marina di Modica, dove Lorenzo Lamonica aveva acquistato il panino. Ci spostiamo adesso a Vittoria, dove la polizia ha arrestato Aurelio Alvani, un 48enne pregiudicato, accusato di spaccio di droga, dovrà scontare in carcere 3 anni e 11 mesi. Arrestato per spaccio di droga, una mirata attività volta alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti è stata eseguita nel fine settimana dalla polizia del commissariato di Vittoria. L'uomo fermato è Aurelio Alvani, 48enne vittoriese pregiudicato. Deve scontare 3 anni e 11 mesi di reclusione presso il carcere di Ragusa, oltre al pagamento di 16.000 euro di multa perché è riconosciuto colpevole del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, fatti risalenti a 3 anni fa. Inoltre, un tunisino residente a Vittoria di 18 anni, pregiudicato, è stato trovato in possesso di marijuana, mentre un 34enne e un 32enne, entrambi vittoriesi, sono stati trovati in possesso di hashish. In particolare, i due sono stati controllati mentre insieme erano a bordo di un'auto. Nel corso della perquisizione al veicolo è stata ritrovata anche una scatola di latta contenente quasi 4 grammi di hashish. La perquisizione eseguita al domicilio dei due ha permesso poi di rinvenire ulteriori 7 grammi. Il tunisino e due vittoriesi sono stati segnalati alla prefettura di Ragusa, poiché hanno riferito di fare uso personale della sostanza stupefacente trovata in loro possesso. E restiamo ancora a Vittoria, ma cambiamo argomento e ci occupiamo di politica. Prosegue la polemica a proposito del piano regolatore generale. Il consigliere comunale Francesco Iello interviene ancora una volta sulla nota che è arrivata dalla regione siciliana e invita l'amministrazione a portare lo strumento in aula. Proseguono a Vittoria le polemiche sul piano regolatore generale. Sulla vicenda è intervenuto nuovamente il consigliere comunale del Movimento Democratico Territoriale Francesco Aiello. È stata recapitata ai consiglieri comunali una lettera proveniente dal direttore all'urbanistica di Palermo, Chierisci Aiello, con la quale si ingiunge al consiglio comunale di procedere all'approvazione dello schema di massima di revisione generale del piano entro 30 giorni. L'assessorato ha scritto perché la revisione è in itinere da ben 8 anni. Il fatto, prosegue ancora il consigliere, è però che l'assessorato attribuisce al consiglio comunale le inadempienze, quando invece le stesse sono tutte di questa amministrazione comunale, che ha semplicemente tralasciato la revisione del PRG.
La questione è stata sollevata anche in consiglio comunale alcuni giorni fa. Aiello ribadisce: la farsa dei ritardi, non si sa di chi, si compie con la beffa del consiglio comunale dei vittoriesi. Diremo allora che 1) i piani di recupero della costa non sono stati preparati, 2) i lotti interclusi dentro il perimetro urbano e nelle zone di recupero non sono stati considerati e 3) si prevede nella revisione preparata dall'amministrazione un'espansione abnorme di attività edificatoria per ben 600 ettari di verde agricolo, tutto ciò in violazione delle direttive date dallo stesso consiglio comunale nel 2008. In chiusura vi ricordo che oggi alle 15.20, 17.40 e alle 20.50, subito dopo il TG, andrà in onda uno speciale dedicato alla prima edizione di Motore Expo, la fiera dedicata ai motori e alle auto, organizzata dalla Fiere Maia di Vittorio. Bene, per questa edizione è tutto, vi ricordo che potete seguirci su internet sul nostro sito freetvonline1.it. Vi auguro un buon proseguimento.